Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia di Alpregio Nord-Est R1 e Stap Radio. Come di consuetudine vi illustro le notizie della nostra regione Friuli Venezia Giulia, poi il meteo che è immancabile. Andiamo a vedere subito. Scontro frontale tra auto, due persone in ospedale, gravissimo, un ragazzo di 26 anni. A Buglia l'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sul posto dei vigili del fuoco che hanno estratto la signora dell'auto accartocciata nell'impatto. Verso il voto, politiche, scusate, saltata la candidatura di Ballock al Senato, sindaco di Cividale, elezioni politiche, Rosato Scalza Seracchiani nell'istino della Camera. Nella centrodestra Pittoni capolista al Senato. 1,5 kg di marijuana in casa, venduta online e pagata in Bitcoin. Arrestata una coppia a Tarcento. L'operazione è partita dopo l'arresto a novembre di un uomo di 49 anni che aveva postato un messaggio sui social con l'invito a prenotare e assaggiare la droga. Aumenta il numero degli intossicati dal gas, impatti meno in casa meno controlli su impianti termici. L'ultimo caso è intossicato mentre guardava la TV, un 22enne trasportato in ospedale. A Cividale un ubriaco spreccia tra le bancarelle e investe una donna che finisce in ospedale. Notizie un'altra notizia importante, lo schianto di Carlino e il calcio in lutto. Andrea e Massimo, le anime del pallone. Uomo eccezionale, un dirigente da clonare. In un tragico incidente ha perso la vita Andrea e Massimo Zanutta. L'auto sulla quale viaggiavano è precipitata nel ponte del Cormor. Entrambi sono stati due figure importanti per lo sport locale. Il patron del Charlins dice: siamo stati investiti da una bomba atomica. Udine ruba una bici, poi aggredisce due agenti. Arrestato un domenicano, ha colpito i poliziotti con la catena e cesoia, poi ha spruzzato lo spray al peperoncino. Incredibile. Tempo libero la mostra Spirito Divino e Maggiorenne, le più be belle vignette a Udine. A Cividale Friuli prima si insultano, poi se ne danno di santa ragione. Chiuso il locale, provvedimento assunto in questura di Udine nei confronti del mondo dei noce, che potrà riaprire dopo 10 giorni. Visita diabetologica, quindi sul diabete. Oltre un anno di attesa, le regioni intervenga, dicono. La segnalazione dell'Associazione Friulana Famiglie Diabetici. Vanno ridotti anche i tempi per il rinnovo delle patenti. Tricesimo, la ex caserma Patussi diventa un museo militare. A maggio sarà inaugurata la prima palazzina allestita dai volontari, dotazione cingoli e ruote e al lavoro. Ma le istituzioni non ci aiutano. Da MasterChef, il consiglio di Antonia Gurman. Aspiranti chef comincino come lava piatti. Il nuovo giudice di MasterChef presenta il suo libro di ricetta a Trieste e mentre in guardia il cuoco, che non è una figura pattinata, deve reggere lo stress. Accoltellata e poi bruciata per nascondere le prove, così Rosetta Guaiatini è stata uccisa. Sul collo della settantenne ritrovata carbonizzata nell'abitazione nella frazione di Udine a Meivars, un profondo taglio. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, per il momento è carico di ignoti. La donna aveva sporto denuncia qualche tempo prima per il ritrovamento di quelli che riteneva messaggi minatori, croci di legno, sale grosso e mozziconi di sigarette. Visio solleva la barra della seggiovia per
prima del tempo. Ragazzino fa un volo di 7 metri. Domenica movimentato sulle piste da sci ieri. Un bambino di 11 anni è caduto da una seduta mentre stava risalendo in cima, atterrando fortunatamente su un cumulo di neve. Un altro minore è stato trasportato in ospedale a Tolmezzo, mentre una signora di mezza età sarebbe stata travolta da uno sciatore con lo snowboard. Sacile, troppo ubriaco per restare sveglio, si appisola in mezzo all'incrocio. Un militare USA è rimasto addormentato al semaforo per molti minuti. Sottoposto all'alcol test, non si reggeva in piedi. Via la patente e auto sequestrata. Altre notizie, andiamo a vedere questa notizia dalla storia. Andrea, l'uomo che cura le vecchie serrature, l'udinese Fioretto, 38enne, fa un bellissimo lavoro e sta tornando di moda. Eccolo qua, tornato l'aumento del numero degli intossicati del gas. Infatti, in casa meno controlli sugli impianti termici, monossido di carbonio, cos'è e come difendersi da stufe a pellet a biocombustibile a rischio per le emissioni del gas tossico. I dati della UCIT, in aumento i casi di irregolarità di monitoraggio sulle caldaie, quindi state molto attenti. Andiamo a vedere l'immancabile meteo del Friuli Venezia Giulia. Con la situazione generale, l'anticiclone con masse d'aria piuttosto miti in quota per il periodo manterrà stabilità atmosferica con ristagno di umidità dei bassi strati fino a mercoledì. Giovedì invece arriverà un veloce fronte freddo atlantico. Vediamo il tempo per domani. Martedì 30 gennaio, superiore costa, cielo da nuvoloso o coperto per nubi basse con foschie o nebbia sulle zone orientali e sul carso possibile piovigine. Sulla zona montana, cielo da poco nuvoloso a variabile con più nubi e foschie sulle zone prospicenti la pianura. Massima presenza di sole invece nelle valli più interne in quota. Continuerà a essersi inversione termica nei bassi strati. Le temperature in pianura si prevedranno minime da 2 a 4 gradi, massime da 7 a 10 gradi. In costa minime da 4 a 8 gradi, massime da 9 a 12 gradi. In 1000 metri 3 gradi, 2000 metri 0 gradi la media. Vediamo il tempo per dopo domani, mercoledì 31 gennaio, ultimo giorno del mese e primo mese dell'anno. Superiore costa, cielo coperto per nubi basse con poschia e possibili e deboli piogge specie sulle fasce orientale e da pomeriggio. Sulla zona montana c'è da poco nuvoloso a variabile al mattino. Da pomeriggio maggiore nuvolosità, possibili deboli piogge e qualche nevicata oltre i 1200 metri circa sulle prealpi Giulie. Le temperature in pianura si prevedono minime da 2 a 5 gradi, massime da 7 a 10 gradi. In costa minime da 5 a 8 gradi, massime da 9 a 12 gradi. I 1000 metri più 1 grado, 2000 metri meno 3 gradi la media. Vediamo la tendenza per giovedì 1 gennaio. Cielo coperto con probabili piogge diffuse, moderate a ovest, abbondanti a est, forse anche temporalesche. Quota neve inizialmente sui 1000 metri circa. In serata in calo fino a fondo valle. Soffierà vento da sud moderato sulla costa. Dalla sera bora e farà più freddo. Le temperature si prevederanno minime da 3 a 6 gradi, massime da 6 a 9 gradi in pianura. In costa minime da 6 a 9 gradi, massime da 8 a 11 gradi. In 1000 metri 0 gradi, 2000 metri 4 gradi la media. E infine la tendenza per venerdì 2 febbraio. Nella zona, nella notte, precipitazioni residue, con possibili nevicate anche sul carso e bora sulla costa. Poi deciso miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso e vento in alternazione. Le temperature in pianura si prevederanno minime da 3 a 6, a 0, da meno 3 a 0 gradi, massime da 5 a 8 gradi. In costa minime da 4 a 7 gradi, massime da 7 a 10 gradi. In 1000 metri meno 1 grado, 2000 metri meno 7 gradi la media.
Il bollettino di vigilanza si prevede due marcato su pianura e costa per foschie e nebbie persistenti che sono presenti neanche a farla apposta in tutta la pianura padana. Grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domani da Radio Ruggero d'Este, R1 e Stab Radio, è tutto. Buon inizio di settimana a tutti voi, a fra poco per TG Sport e anche per Minuto 91 post partita Genoa Udinese. Ciao a tutti!